Avete presente la zona in cui abitavo? Beh, stavano costruendo un nuovo edificio lungo la strada e ogni mattina per venire al lavoro passavo davanti agli operai del cantiere e c'era questo ragazzo, Chris. Io l'avevo notato un paio di volte e un giorno mentre stavo passando, appunto, lui mi ha fatto un sorriso. Ok, mi viene da vomitare. La faccenda ha sconvolto anche me. Insomma, sì, ogni mattina sfoderavo questo sorriso. E quando un giorno sono passato e ho visto che non c'era... Ti sei toccato la testa dell'uccello? No. Lascialo parlare. Continua, ragazzo. Insomma, se n'era andato e ho realizzato che... mi mancava. Ok, le mie palle si stanno ritirando verso i polmoni. Senti, adesso non so spiegarti quello che provavo. È solo che lui era un ragazzo cordiale e abbiamo iniziato a chiacchierare e credo che lui si sentisse solo in qualche modo. Così mi ha chiesto di trasferirmi a casa sua e all'inizio era fantastico e poi è diventato strano. Ecco, è diventato strano. Mi chiedevo quando ci saresti arrivato. Così una volta lui si è avvicinato e è lì che sono cominciati i pompini. Non so nemmeno io come sia successo. Davvero. Sapevo perfettamente che non era la mia strada. Insomma, sì, ecco, lui è andato, non ci vivo più insieme, è finita. Io ho mollato e questa è la storia. Passiamo al resto, parlaci del trasferimento. Ho compilato il modulo, ma non l'ho consegnato, l'hai visto, stranzate, no? Stranzate, ma se ti stai già preparando il terreno. Come fai a dirlo? Perché il pivello gioca a softball con loro. Cosa? Sì, il tuo fidanzato Chris mi ha detto che batti nella squadra avversaria. Che c'è? Ok, stupidaggini a parte, ragazzi. Abbiamo un problema serio, ma vorrei che tutti si sentissero a proprio agio, visto lo spazio ristretto che dividiamo quotidianamente. Non so neanche da dove diavolo iniziare. Ti dico io da dove iniziare, capo. Non lo voglio nelle docce con noi. Niente di personale, è solo che non gradirei essere fissato come un piatto speciale a base di finocchi. No, un'altra cosa, non voglio sapere di nuovi fidanzati, di vestiti, di nottate in discoteca, di Liza Minnelli o giocattoli erotici. Ragazzi, tutto c'è un limite. Ma io non sono gay. Non ho fatto niente di sessuale a Chris io direttamente. È chiaro, a me piacciono le ragazze. Solo le ragazze. E infatti ne sto frequentando una da un paio di settimane. Sì, una che si chiama Dave. Sapete che c'è? Se è questo che dovrò sopportare, se non posso commettere un piccolo sbaglio nella mia vita personale, beh, allora è meglio che mi trasferisca. Ehi, aspetta, dove vai? Aspetta, vieni. Vieni qui. Sentite, ragazzi, chi più o chi meno, qui dentro ci consideriamo tutti come parte di una famiglia, giusto? Hai ragione. È così? Sì. Quindi, malgrado il fatto che lui sia un finocchio, scusa Mike, che non lo sia, insomma, fa ancora parte della famiglia, giusto? E come vigile del fuoco, credo che Mike stia cominciando a dimostrare il suo valore, non trovate? E poi magari a volte agisce come una femminuccia, scusa Mike, ma santo cielo, lavora sodo, sta imparando e mettendo in pratica. Johnny Stack non sarebbe sopravvissuto senza il suo intervento, giusto? E finché resterà in questa caserma, avrò fiducia in lui. È così. Scommetto che se, insomma, se dovessi trovarmi in pericolo sul lavoro, sicuramente lui verrebbe di corsa a salvarmi. Vieni qui, Mike. Grazie. Visto? Ti adoro. Non ho nessun problema con lui. 5 verdoni che Mike ce l'ha duro. Ti ho sentito. Li vedo. Ok. Un momento, la mia quota.